Nasce la prima filiera del suino pesante da macelleria con il marchio Il Grugno. Il progetto Made in Sardegna, che unisce allevatori e tutto il sistema del suino per la valorizzazione di un settore che ha grandi potenzialità, anche alla luce dell'allentamento delle restrizioni sulla peste suina africana. Una filiera da animali allevati interamente nell'isola che potrebbe aprire grandi mercati. L'incontro di presentazione del progetto a cura del coordinatore Salvatore Salemi coinvolgerà i rappresentanti delle autorità politiche, i sindacati e i principali operatori suinicoli locali, oltre che a quelli appartenenti al settore delle carni, gli imprenditori e i dirigenti della GDO, la grande distribuzione organizzata. Sì, è il primo esempio di filiera fatta interamente da agricoltori, da trasformatori, quindi da operatori del settore, ed è un esempio virtuoso, intanto perché non ha la necessità che intervenga la regione o intervenga il pubblico, ma c'è un tentativo di valorizzazione di questo settore fatto da privati, che è forse quello che dà gli effetti maggiori anche sul mercato in maniera immediata. Secondo, è di grandissima importanza perché rappresenta il primo elemento di valorizzazione di questo sistema suinicolo il giorno successivo, diciamo così, all'apertura dei mercati da parte dell'Unione Europea per i nostri suini per poter uscire dalla Sardegna. Una filiera fortemente voluta per il suino pesante che dà un indotto importante all'isola. Penso che non si possa negare che sia una delle filiere più importanti che la Sardegna ha, è un comparto economico fondamentale per la cultura sarda e anche, come dire, per la nostra storia e tradizione. La possibilità di avere una filiera, quindi un percorso che ne consenta, come dire, l'utilizzo e la vendita sotto più profili, è un passo importante, arriva dopo una grande attività della Regione Sardegna prima con la battaglia alla PSA. E oggi insomma ci troviamo anche nei rapporti con l'Unione Europea in una posizione di assoluto vantaggio che ci consente ormai di poter dire di aver superato quasi il problema con l'eliminazione dell'embargo delle carni e quindi la possibilità insomma di fare in modo che il comparto possa avere un ulteriore sviluppo oltre il territorio regionale.